Anche perché Cristo stesso ha scelto la croce e continua a manifestarla nel corpo di persone vive come gli stigmatizzati. Quindi Cristo, attraverso il sangue degli stigmatizzati, di fatto pulisce ancora i nostri peccati, cioè i peccati di coloro che lo amano e cercano di servirlo, perché se no non ce la fa nessuno, Giulia. Nessuno, te lo assicuro. Però siccome peccato è un messaggio che è un po' strile. Come? Un po' strile. Cioè, non dico che sia un messaggio sbagliato o ingiusto. Strede dove? Questo tipo di manifestazione è forte? È forte, carità, assolutamente. Però è una forza traumatica della manifestazione, ti fa da specchio sul gravissimo rischio che corre l'umanità. Perché vedi, vedere il segno è traumatizzante, ma portarlo nelle proprie carni, cioè viverlo, è tutto un altro paio di maniche, perché quell'uomo lì è un grande invalido e il dolore che le ferite gli danno è reale ed è in certi momenti intollerabile, cioè si deve, lui è sdraiato quando sangra perché non riesce a stare in piedi dal dolore. Sì, l'ho visto. Quindi per contenerlo, per controllare il dolore e quindi non mettersi a urlare, si deve sdraiare, si concentra, cosa che ha imparato in 25 anni, si concentra e gestisce il dolore. Chiamalo come vuoi, sì, gestisce il dolore. Mm-hmm. E non lo può fare se sta camminando, anche se a volte ha sanguinato in macchina, in aereo, perché è sempre in giro. Ma questo cosa serve? Serve solo a lui? No. Cioè, sono pochi alla fine che lo vedono. Serve perché gli stigmatizzati sono la manifestazione nella materia del Santo Graal, il calice della comunione di Cristo, dell'ultima cena, dove Cristo offre se stesso per purificare il karma dell'umanità e salvarci. Siccome non era sufficiente il suo sacrificio, ma doveva questo sacrificio perpetuarsi fino alla sua seconda venuta, perché se no gli eletti non si salvano, non si salva nessuno. Quindi Cristo ha fatto una grandissima opera, la dico in termini moderni, di geosociologia, cioè Cristo, di ingegneria sociale. Cioè Cristo ha, usando le leggi che governano la creazione, ha garantito la sopravvivenza del genere umano e del pianeta stesso, che se no sarebbe stato distrutto dalla follia e dalla cattiveria umana attraverso le bombe nucleari, l'inquinamento, l'impoverimento delle risorse e così via. Quindi siccome non era sufficiente, lui per 2000 anni compenetra, entra negli stigmatizzati, perché è un miracolo, quello è un miracolo vivente. Come fa un uomo con ferite così estese a non infettarsi, a camminare, pure diabetico? C'è un miracolo. Infatti i medici dicono non ci capiamo nulla, è inspiegabile dalla luce della scienza. Quindi quel sangue versato dai corpi degli stigmatizzati, perché non c'è solo lui, è il sangue di Cristo che viene versato in continuazione per alleggerire il karma degli eletti, perché se no non si salva. Perché quando tu ti incarni in un mondo materiale denso come questo, non puoi evitare di macchiarti. Dovresti essere un santo. Ma quanti siamo santi qui? Siamo uomini con le nostre debolezze, le nostre piccinerie, quindi il sangue di Cristo, per puro amore, ci aiuta, ci porta a braccetto, ci sostiene, perché se no non gliela facciamo. Perché la legge di causa effetto ci colpirebbe fino al punto di impedirci di arrivare. Anche se tanti non lo vedono, non sanno questa cosa, comunque serve. Agisce misticamente, che tu lo sappia o meno. Cioè se tu sei una eletta e hai il marchio degli eletti, che è un marchio invisibile spirituale, anche che tu non ne saprai mai nulla, anche che sei atea, il sangue di Cristo comunque ti sta aiutando, a tua insaputa. Questo è un grande miracolo, una grandissima misericordia di nostro Signore. Ma se segui la legge, perché se non segui la legge, paghi tutto, anche quello.